il servizio postale affonda le sue radici nella storia. Nato per soddisfare il bisogno di trasportare oggetti, inviare notizie, condividere emozioni, ha una storia lunga, molto lunga. Già gli assiro-babilonesi ne riconoscevano l'importanza. Accenni alle poste più antiche li troviamo infatti nella Bibbia. E notizie ancora più precise si hanno sul servizio di posta organizzato in Egitto dalla 19ª dinastia faraonica. Particolarmente curato fu presso i Romani il complesso dei servizi che diramavano messaggi governativi con cui veniva assicurato il regolare collegamento tra Roma e le numerosissime province dell'impero. La rete postale ebbe allora, come nei secoli successivi, l'importante funzione di creare un assetto unico e coeso tra i vari territori lontani per cultura, economia, organizzazione sociale. La comunicazione tramite la posta è dunque una tra le più antiche e sentite esigenze dell'uomo. Nel corso della storia, egli è andato ricercando i mezzi per rendere questa comunicazione sempre più attiva e feconda. E via via la posta, nel corso degli anni, ha sempre significato vicinanza, affidabilità, sicurezza. Il servizio postale si è quindi sempre più evoluto, senza tradire la sua originaria natura. Le poste però nel tempo sono cambiate. All'originario compito di trasporto e recapito della corrispondenza si sono via via aggiunte altre attività di tipo bancario. Nel 1860 fu introdotto per la prima volta il vaglia postale. Nel 1876 iniziò il servizio di cassa di risparmio, mentre i primi conti correnti risalgono al 1917.